Investire e risparmiare sono un marasma di regole e di nozioni che molte volte possono essere molto ma molto confusionarie. Tu avrai magari la tua strategia per investire, un tuo amico ne avrà una diversa ed io ovviamente ho la mia. In questo video in particolare ti voglio illustrare quale sarà la mia strategia di investimento per i mercati azionari e perché la sto usando, con ovviamente tutti i pregi ed i difetti che ne potranno derivare. Nessuno ovviamente ha ragione o nessuno ha torto, ma l'unico elemento che ci darà alla fine ragione è il mercato in per sé. Bentornato sul mio canale, io come sempre sono Pasquale. Il mese scorso ho fatto il mio primo investimento in azioni tramite il broker che uso io, che si chiama DeGiro, e che appena possibile avrà anche un suo video dedicato, una video recensione dedicata. Ho deciso di investire e di cominciare a pianificare in quelli che vengono definiti gli Standard & Poor's Dividend Aristocrats. Chi sono? Non sono certo il manipolo di nuovi supereroi di qualche Marvel o DC, dal nome strano magari. Si tratta invece di un indice di aziende che è stato creato nel 2005 e che segue alcune aziende che abbiano i seguenti requisiti. Prima di tutto devono avere una capitalizzazione di almeno 3 miliardi di dollari. Noccioline. E per cui tutte quelle cosiddette blue chip companies in pratica, che poi siano parte dell'indice Standard & Poor's 500, l'S&P 500 e soprattutto, che abbiano incrementato il proprio dividendo in maniera continuativa, per cui che non siano state fatte delle modifiche, per almeno 25 anni precedenti. Nel momento in cui una di queste aziende dovesse tagliare il proprio dividendo annuale, per vari motivi che non sto qui a giudicare, viene automaticamente eliminata da questo indice. La lista era composta inizialmente da 52 aziende, ma alla data odierna è composta da 57 aziende. Il numero delle aziende varia nel tempo. Le ultime aggiunte sono arrivate proprio a gennaio di quest'anno, nel 2019, e sono state aggiunte 4 nuove aziende. Una è la Caterpillar col ticket CAT, l'altra è la Chubb col ticket CB. Poi c'è la People's United Financial col ticker PBCT ed infine la United Technologies col ticker UTX. Prima di continuare ti volevo ricordare che le informazioni che ti sto dando in questo video sono mere ed uniche valutazioni personali mie e non ti sto invitando ad investire in queste aziende, ma solo sono qui ad esporti le mie strategie di risparmio e di investimento che sto adottando in questo momento. Se puoi prendere alcune decisioni finanziarie, per cortesia, informati per bene per conto tuo oppure rivolgerti ad un esperto del settore. Nel lungo periodo, la differenza fra un normale indice Standard & Poor's 500 e l'indice delle Dividend Aristocrats ha un leggero vantaggio per quanto riguarda queste ultime, le Aristocrats. Ma la vera leccornia è che la volatilità è inferiore all'indice S&P 500. In pratica, tutti questi titoli sono meno volatili e le loro azioni oscillano in maniera minore rispetto all'S&P 500. Il motivo per il quale questo accade può sinteticamente essere riportato al fatto che le 57 aziende che fanno parte al momento dei Dividend Aristocrats hanno un corposo cash flow, per cui nella situazione di crisi estrema dove effettivamente possono andare incontro a delle grosse problematiche finanziarie, potrebbero sempre attingere alle risorse che sono state originariamente destinate per i dividendi per colmare eventuali lacune. Ovviamente non è questo che queste tipologie di aziende vogliono fare, ma sicuramente per chi è un investitore come me o come te, questo può essere un punto che ci rassicura su come sentirsi rispetto al rischio e magari considerare queste aziende come meno rischiose, anche se ovviamente, come ben sai, non esistono investimenti esenti da rischio assolutamente. La strategia che seguirò sarà pianificata da qui all'eterno. Cosa stai dicendo? All'eterno? Non muori? Beh, sì, morirò anch'io, però un giorno anche io morirò. Ma quello che voglio dire è un'altra cosa. Voglio semplicemente dire che i miei soldi in queste aziende non verranno mai tolti dal mio conto, ma semplicemente le reinvestirò tutti i dividendi che andrò a guadagnare per comprare altre azioni e per cui per aumentare il valore totale del mio portafoglio e ovviamente dei dividendi che andrò a ricevere di anno in anno. E secondo me ha senso fare così, perché non è detto che io voglia ricomprare subito delle azioni delle aziende che mi hanno dato i dividendi, magari voglio reinvestire in altro modo. Magari queste azioni che mi hanno dato i dividendi al momento sono al massimo storico e per cui sono un po' insicuro se questo prezzo potrebbe andare giù oppure no.
oppure voglio avere altre aziende nel mio portafoglio in cui voglio investire e per cui questi dividendi possono essere un ottimo cash flow per me, per avere, diciamo, acquistare delle nuove opportunità. Poi ognuno ovviamente ha la sua strategia. Prima di continuare ti volevo ricordare che puoi sempre iscriverti a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche, che sicuramente è un buon investimento se vuoi essere sempre aggiornato su ogni mio video successivo futuro. E poi se clicchi con decisione il tastino del pollice in su, sei una brava persona, te lo dico io, e mi fai anche un grande piacere perché fai capire che i miei contenuti sono di tuo gradimento. Una domanda che potrebbe sorgerti è: per quale motivo non decido di prendere invece un'azienda che non ha dividendi e per cui che ha molta più liquidità, molti più soldi da investire e per utilizzare per la propria crescita? Il motivo, come dicevo all'inizio, è la bassa volatilità che le aziende dei dividend aristocrats possono dare, perché hanno questo enorme cash flow e per cui hanno una maggiore stabilità. Bisogna però stare attenti anche a questo. Anche le aziende molto grandi, cosiddette definite blue chips, possono comunque avere degli enormi problemi economici nell'arco del tempo, nel lungo periodo, finanziari magari, e per cui l'analisi dei bilanci va fatta annualmente sia per tutte quelle aziende che sono nel mio portafoglio, nel tuo portafoglio se scegli questa strategia, sia per tutte quelle aziende in cui stai pensando di investire nel futuro. Quali sono secondo me le cose da tenere in considerazione quando si sceglie di investire in Dividend Aristocrats? Prima di tutto, secondo me, bisogna diversificare tantissimo il settore. Non conviene prendere aziende tutto dello stesso settore perché in questo momento stanno andando bene. Per esempio, se compri un'azienda che fornisce dei servizi assicurativi e tutto il settore assicurativo in un determinato periodo storico va in crash, ti ritroveresti con le braghe di tela se avessi solo investito in aziende che forniscono esclusivamente servizi assicurativi. Anche l'indice dei Dividend Aristocrats è infatti diversificato con 11 diverse tipologie di settori. Si passa dai consumer staples, alla tecnologia, al real estate, all'assicurativo, all'industriale, al finanziario e così via. Per cui anche nella mia pianificazione andrò a comprare tutte, se possibile al più presto, le 57 aziende, magari comprandole in tranche, sempre in un settore diverso da quello precedente, facendo ovviamente le mie prime 11 acquisizioni, o almeno questa è la mia strategia, in 11 settori diversi. Al momento ho solo due aziende nel portafoglio perché sono un poveretto e quindi faccio un po' alla volta. La prima la conosci sicuramente, la Coca-Cola, col ticker KO, che è appunto una consumer staples. E poi anche la Aflac, che puoi trovare col ticker AFL, che invece è nel settore assicurativo. Un altro tassello nella mia strategia è di avere pagamenti mensili nei dividendi. Per fare ciò bisogna diversificare le aziende nel modo tale in cui ci sia un dividendo ogni mese per te. Infatti, a differenza che in Europa, dove i dividendi sono pagati semestralmente o annualmente, i dividendi sono pagati con cadenza trimestrale. Per cui, lavorando sulle aziende in cui stai investendo, puoi riuscire ad avere un dividendo mensile che puoi reinvestire come vuoi tu. Io, come faccio io, è quello di reinvestire in nuovi acquisti. E se vuoi seguire questa strategia, hai modo di avere dei dividendi mensili. Questa è anche una strategia che puoi usare se vuoi avere dei dividendi mensili che siano per te un introito, per cui dei soldi che ti entrano tutti i mesi in tasca, che poi magari puoi pagarci le bollette, l'affitto o quello che vuoi. Ricordati però che ogni volta che li prelevi devi pagarci le tasse e che comunque devi avere un buon capitale investito, secondo me almeno 150.000 euro, per avere una buona somma che ti entri mensilmente. Io ho una strategia diversa perché tutti quei soldi non ce l'ho, magari li avrò fra 10 anni, per cui non è una cosa che posso portare avanti al momento. Ti lascio in descrizione di questo video il link per un Google Drive, un file da scaricare con la lista dei Dividend Aristocrats e quando pagano i loro dividendi ogni mese, così che se anche tu vuoi studiarti o ad ottenere questa strategia, puoi semplicemente guardare questo file che ti offro gratuitamente e che può aiutarti per i tuoi investimenti. Bene, per oggi spero di averti detto tutto e di averti dato la scintilla per farti diventare curioso su questo tema e sulle mie strategie di investimento. Poi ovviamente sarai tu a decidere a come programmare il tuo investimento e le tue strategie. Per oggi ti lascio andare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!